Ciao ragazzi, le ricette di oggi sono alici panate con bruschettone e ricotta forte. Gli ingredienti sono alici, limone, pane grattugiato, il pane, il bruschettone e poi andiamo ad aggiungere la ricotta forte. È un semplice antipasto veloce, se arriva qualcuno in casa andiamo a sbrigarci così. Iniziamo la ricetta. Queste sono le nostre alici precedentemente pulite e spinate. Andiamo a rompere l'uovo. Non c'è bisogno del sale perché comunque già l'alice è salata. Iniziamo a sbattere l'uovo. E sono due semplici passaggi, molto veloci, 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 veloci. Nel pane grattugiato andiamo a grattugiare un po' di scorza di limone. C'è chi aggiunge il formaggio, il pepe, a me piacciono molto così al naturale. Andiamo a prendere le nostre alicette. Dobbiamo fare questo semplice passaggio. Uno e due. Vai, voilà, è sceso un fuoco. Olio ben caldo. Passiamo alla fritturina. Ci devono stare proprio pochissimi secondi nell'olio perché sono talmente piccole, non sono surgelate. Come salgono su, le andiamo a togliere. Poi le poggiamo su un panno umido. Nel frattempo riscaldiamo una piastra. Prendiamo un pezzo di pane fatto con i semi di zucca. Gli mettiamo proprio un filo d'olio. Andiamo a posizionarlo sulla piastra. Passiamo all'impiattamento, prendiamo i nostri crostoni, li posizioniamo così, una chicchina di ricotta forte, andiamo a prendere le nostre alici, il nostro piatto è pronto. Come secondo piatto andiamo a proporre un piatto gluten free, molto semplice, della pasta di farina di ceci, baccalà, pomodorini, prezzemolo e delle chicche di basilico con pinoli. Andiamo ai fornelli. Partiamo con il secondo piatto. Prendiamo il nostro filetto di merluzzo e lo andiamo a tagliare. Questa qua, volendo, no? Ce la possiamo conservare e mettiamo sulla piastra. Accendiamo i fornelli. Andiamo ad aggiungere l'olio, uno spicchietto d'aglio, dei pomodorini. Qua nel frattempo versiamo la pasta. Mettiamo il baccalà e iniziamo a farlo rosolare leggermente. Sono ricette molto facili, molto povere. Aggiungiamo un po' d'acqua di cottura. Poi se vuoi ci aggiungiamo un po' di pepe. Dai, andiamo, passiamola nella nostra salsina. Molto light, molto gustosa. Quasi ultimata. Andiamo ad aggiungere la nostra chicca. Mettiamo un po' qua per dare un po' di profumo e di colore. E l'altro poi ci serve per l'impiattamento. E se magna un fondo di basilico, andiamo a posizionare la nostra pasta. Il nostro piatto è pronto. Come terzo e ultimo piatto facciamo una ricetta rivisitata. Siccome sono stato tanto tempo a Milano e amavo la cotoletta alla milanese, no? Però sta cotoletta fritta. E io mi sono inventata la cotoletta panata al forno. Allora, semplicemente una bella bisteccona, del pane grattugiato e del sale aromatizzato. Andiamo? Andiamo a fare il piatto. Allora, è semplicissimo. Prendiamo una bella braciolona. La cotenna la lascio perché caccia l'olio, quindi non andiamo ad aggiungere l'olio. È molto light. Prendiamo il pane grattugiato, aggiungiamo un po' di erbe aromatiche e di sale. Andiamo a mescolare il tutto. Ora prendiamo una teglia. Non c'è bisogno di aggiungere olio. Andiamo a accendere il nostro forno a 200 gradi. Andiamo ad infornare la nostra bistecca. E la nostra cotoletta alla milanese, eccola qua, è pronta e mangiata super light. Ragazzi, vi aspetto alla prossima puntata.